Questa mattina, insieme al collega consigliere Massimo Battista, ci siamo recati presso la direzione urbanistica del Comune di Taranto. Abbiamo avuto un incontro con il capo servizio, l'ingegnere Alessandro Zito, per fare un po' il punto della situazione sui progetti inerenti ai giochi del Mediterraneo. L'incontro è stato proficuo, quasi 2 ore di incontro, Massimo. Abbiamo acquisito l'hard disk che contiene tutta la parte, diciamo, la documentazione. Massimo, diciamo che in linea di massima il vero bubbone, il punto di domanda grande quanto un grattacielo è la questione stadio, perché c'è questo rimpallo tra il sindaco e Ferrarese. Ferrarese dice che i progetti non sono stati inviati. Insomma, che idea ti sei fatto? Allora Luigi, partiamo dal fatto che noi siamo per i giochi del Mediterraneo che si svolgano a Taranto. Chi continua a dire che i giochi possono essere spostati in altra città della Puglia sta dichiarando il falso, perché questo non può accadere. Taranto ha partecipato, c'è stata una gara, c'è stato il comitato organizzatore, c'è stato, e Taranto è risultata, nonostante è stata l'unica città che si è presentata, vincitrice per svolgere i giochi del Mediterraneo. Detto questo, mentre per quanto riguarda gli aspetti di mira competenza della direzione urbanistica, come dicevi tu, abbiamo acquisito qui l'hard disk, abbiamo acquisito tutta la documentazione. Il problema di fondo è proprio lo stadio Jacopo. C'è un rimpallo di responsabilità, il tempo stringe, il tempo vola, bisogna essere proficui e capire effettivamente le cose come stanno. Noi abbiamo acquisito, adesso anche noi ci rivolgeremo ai nostri tecnici, no? Quelli di nostra conoscenza, per capire, esperti della materia, per capire effettivamente come stanno le cose, perché continuare a vedere questa diatriba tra centrodestra, centrosinistra, commissario, sindaco di Taranto, oggi è 18 agosto e ancora noi non conosciamo come andrà a finire la questione Jacopone. Ma la cosa grave è che, mentre altri comuni, penso al comune di Grottaglie per il palazzetto, penso al comune di Crispiano per quanto riguarda il tiro con l'arco, hanno presentato i loro progetti, e qui invece il comune di Taranto, Melucci, ha un comportamento un po' da, tra virgolette, come fa come il bambino che si sente offeso, politicamente bambino offeso, che ovviamente quasi diventa dispettoso nei confronti del commissario. Penso che questi comportamenti si qualificano da soli, e questi dispettucci non fanno certo bene al territorio. A noi interessa la città, queste diatribe. Se è stata commissariata il giochi del Mediterraneo, un motivo c'è. Detto questo, il sindaco Melucci lo conosciamo, perché in tante circostanze lo fa anche con noi in consiglio comunale, non solo, perché pensa di essere al di sopra di tutte le questioni. A noi interessa il bene della città di Taranto. Noi vogliamo capire questo stadio Jacopone in che maniera sarà fatto, se sarà rifatto, ristrutturato. Noi oggi abbiamo acquisito, ci sono forti perplessità, forti dubbi anche da quello che ci ha esternato l'ingegner Zito. Ci sono dei documenti che dovrebbe portare a termine tutto l'iter burocratico. Siamo quasi a ridosso di settembre 2023, i giochi sono nel 2026, siamo in netto e forte ritardo. E poi questa fase di stallo, questa fase di impasse, fa sì che personaggi tipo l'onorevole Dattis di Brindisi se ne escano dicendo: se ci sono problemi per Taranto, noi di Brindisi siamo pronti a subentrare. Ecco, questo succede quando si ha un'amministrazione comunale che, invece di fare i fatti, come dire, presta il fianco a incursioni inopportune quali quelle di Dattis. Luigi, o i giochi si fanno a Taranto o potrebbero essere annullati. Si chiamano giochi del Mediterraneo di Taranto. Taranto è risultata vincitrice, nonostante si sia presentata solo con la città di Taranto, l'ho detto anche prima. Dattis, se ne facesse una ragione, o i giochi si fanno a Taranto o i giochi non si faranno da nessun'altra parte, perché voglio ricordare anche chi ci sta ascoltando che il comune di Taranto ha pagato dei bei soldini, delle tranche, ha già dato dei soldi. Quindi Dattis, se ne facesse una ragione, in seguito, se vorrà partecipare ai giochi del Mediterraneo, ai giochi di nicchia, i giochi, quello che vuoi, o i giochi si fanno a Taranto o non si fanno da nessun'altra parte. Bene, Massimo, in pieno agosto noi siamo stati qui,
alla direzione edilità urbanistica. Ora vedremo, perché questa situazione dello stadio va risolta immediatamente, senza se e senza ma, perché ogni giorno che passa è un giorno in meno e si rischia veramente di far ridere l'Italia.